e gli accertamenti devono essere rispettosi dei diritti individuali. Su questo, come Ministro dell'Economia e delle Finanze, vigilo e vigilerò. Ma agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, a tutti coloro che con impegno, dedizione e rischi personali provvedono a che l'evasione fiscale finalmente si riduca, voglio dire il mio grazie e assicurare il mio appoggio. L'espressione entrata nell'uso corrente in questi anni di mettere le mani nelle tasche degli italiani come sinonimo di tassazione non mi ha mai persuaso e comunque è incompleta. Perché? Perché ci sono altri atti di mani che entrano nelle tasche, questi sì sicuramente da sconfiggere. Due le cito. Alcuni italiani mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani, sono gli evasori rispetto ai contribuenti onesti. Ancora, alcuni italiani, e guardate se ci pensiamo, quasi ciascuno di noi appartiene a questo sobrio alcuni italiani che ho pronunciato, alcuni italiani mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani senza che né i primi né i secondi se ne accorgano, estorcendo privilegi o rendite, spesso a seguito di provvedimenti pubblici del governo centrale o dei governi locali che hanno introdotto e mantengono senza aggiornamento, senza revisione, inciampi al gioco della concorrenza e del mercato che creano rendite di posizione. Il mio conduttore mi viene in mente adesso è quello di invitare tutti a tenere le mani a posto.